nella valle di Josafat. È singolare commemorare i fedeli defunti a Gerusalemme, dove, nella biblica Valle del Giudizio, sono vicini tra loro i cimiteri di cristiani, ebrei e musulmani, tutti rivolti alla Gerusalemme del cielo. Nostra Signora di Terra Santa, festa e devozione ad Arafat, nel santuario della Regina di Palestina, dove, domenica 31 ottobre, sono giunti dalle varie parti di Terra Santa 2.500 cristiani. Il messaggio finale del Sinodo ha linee guida chiare, spetta ai fedeli, guidati dai loro pastori, metterle in pratica. Se ne è parlato a Gerusalemme durante una conferenza, ma intanto è durissima la prova per i cristiani dell'Iraq, la solidarietà della Terra Santa. Questo posto è sacro, dobbiamo proteggerlo. Il presidente palestinese Abu Mazen in visita alla Basilica della Natività per vedere di persona lo sviluppo del progetto di ristrutturazione. Il 2 novembre, giornata della commemorazione di tutti i fedeli defunti, a Gerusalemme è cominciato con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Salvatore. Grande la partecipazione da parte della comunità locale, anche se non era un giorno festivo. Tappa successiva, il cimitero cristiano-cattolico della città, dove si trova, tra le altre, anche la tomba di Oskar Schindler, l'imprenditore tedesco noto al mondo intero per aver salvato dall'olocausto almeno 1200 ebrei. Sulla sua tomba, la gratitudine della comunità ebraica, al posto dei fiori, piccole pietre, per simboleggiare il ricordo eterno. Una zona di Gerusalemme quanto mai suggestiva e particolare, tutta questa a ridosso del luogo in cui sorgeva l'antico Tempio. Questo è un luogo importante nel ricordo dei morti di Gerusalemme, perché qui sono localizzati fin dall'antichità tutti i cimiteri, sia quelli cristiani che quelli ebraici che quelli islamici. Sul lato del Monte degli Ulivi, che guarda verso Gerusalemme, in particolare verso il Tempio, c'è il cimitero ebraico con lo sguardo idealmente rivolto alla città santa. Sul lato opposto, alle nostre spalle, sotto le mura della città santa, c'è il cimitero islamico rivolto idealmente verso la città santa, la Mecca, mentre in fondo alla valle, proprio nel punto più basso del torrente Cedron, dove scorre il torrente, ecco, in questa parte c'è il cimitero cristiano con i morti rivolti idealmente verso il cielo, non verso la Gerusalemme terrestre, non verso una città materiale, ma già rivolti con lo sguardo verso la Gerusalemme celeste che ci aspetterà alla fine dei giorni. La valle di Josafat, che in ebraico significa il giudizio di Dio, è idealmente il luogo dove Dio giudicherà tutto il suo popolo alla fine dei tempi, nel giorno della risurrezione. Nella Bibbia questo giudizio ha un valore negativo, in quanto viene ricordato solo due volte nel libro di Gioele, al capitolo 4, al versetto 2 e al versetto 12. In tutti e due i posti si dice che il Signore, giudice, in quel giorno radunerà in questa valle, appunto la valle del giudizio, valle di Josafat, tutti i popoli che hanno fatto male a Gerusalemme e al popolo di Israele, l'hanno portato in esilio e se ne sono divisi la terra. Soltanto a partire dal IV secolo questa prospettiva è cambiata e si è affermata l'idea della responsabilità individuale. Mentre i primi cristiani, anche i giudei, non avrebbero mai voluto essere giudicati in questo luogo perché era un luogo di giudizio negativo, un luogo di condanna, ecco, piano piano è venuta l'idea della responsabilità individuale. Dunque, qui ci troviamo in mezzo ai cimiteri di tutte le comunità, quindi quelli che sono sepolti qui, di qui dovranno risorgere, e non ci saranno due gruppi, da una parte i buoni e dall'altra i cattivi. Piuttosto ci saranno delle persone che verranno giudicate singolarmente secondo le loro azioni. Quindi ecco che in questa valle c'è posto per giudicare i cattivi, ma anche e soprattutto per giudicare i buoni. Per questo, fino ad oggi, molti desiderano farsi seppellire qui, come se alla fine dei tempi, nel giorno del giudizio, potessero risorgere prima rispetto a quelli che sono sepolti altrove.
Padre Massimo mostra la porta d'oro, oggi chiusa. Secondo la tradizione ebraica, essa sarà riaperta con l'entrata del Messia, momento in cui i morti sepolti lì risusciteranno, nel luogo del giudizio, nel giorno finale. Senza dubbio, la commemorazione dei defunti a Gerusalemme, dove Dio parlò attraverso i profeti di Gesù, è carica di un profondo sentimento spirituale. Quando guardiamo questa valle, questo luogo dove tutti sono raccolti secondo le loro comunità, ma in maniera indistinta, uno vicino all'altro, separati da una strada o da un muro, da un recinto o poco più, ecco che allora possiamo guardare avanti con più fiducia. Vediamo che almeno nella morte siamo tutti uguali e siamo tutti rivolti alla Gerusalemme del cielo e alla risurrezione. Decine di autobus e di macchine hanno sfilato nella mattinata dell'ultima domenica di ottobre all'entrata del santuario mariano di Deir Rafat, consacrato a Nostra Signora Regina di Palestina. È in questo luogo, ricco di memorie bibliche e molto vicino alla località di Bet Shemesh, a 35 km da Gerusalemme, che domenica 30 ottobre si sono dati appuntamento circa 2.500 fedeli, giunti numerosi da Gerusalemme e soprattutto dalla Galilea, ma anche dai territori palestinesi, in particolare da Betlemme e da Ramallah, grazie a dei permessi speciali ottenuti dalle autorità israeliane. Mi chiamo Manal, vengo da Ramallah. È una cosa importante che noi, cristiani della regione, ci troviamo a festeggiare e a pregare. E proprio il fatto di essere qui tutti insieme è già una festa, perché a causa della situazione ci mancano queste occasioni. L'assemblea, guidata nella preghiera dal coro dei seminaristi di Bejala, ha potuto esprimere tutta la sua devozione alla Vergine Maria, incoraggiata dalle parole di Monsignor William Shomali, vescovo ausiliare di Gerusalemme, che ha presieduto la celebrazione eucaristica assieme a numerosi sacerdoti. Durante la sua omelia, Monsignor Shomali ha fatto appello ai fedeli ad affidarsi a Maria, esortandoli a leggere il messaggio del Sinodo per il Medio Oriente, e ha insistito su quattro temi: l'importanza della lettura assidua della parola di Dio, la necessità di una maggiore unione all'interno della Chiesa Cattolica nelle sue diverse espressioni per una maggiore testimonianza, il bisogno di intensificare il dialogo ecumenico, specialmente per quanto riguarda la proposta di unificare la festa di Pasqua. Infine, l'appello ai cristiani a uscire dal loro isolamento, ad aprirsi al dialogo anche con i fedeli delle altre religioni, seguendo l'esempio di Gesù Cristo, che non fece distinzione tra persone. Alla fine della messa, la tradizionale processione solenne raccolta con l'icona e la statua della Vergine. Una manifestazione di grande fervore popolare, un'occasione per il popolo di Dio che vive in Terra Santa di mostrare il proprio amore alla Madonna, figlia privilegiata di questa terra. Questo santuario è oggi affidato alla comunità delle sorelle di Betlemme, che vivono per lo più al monastero vicino di Bejamal. Questo centro mariano, costruito alcuni anni prima del 1948 sotto l'iniziativa del patriarca latino dell'epoca, sua beatitudine Luigi Barlassina, accoglie i pellegrini e dà ospitalità. Fu Monsignor Barlassina a istituire la festa di Nostra Signora di Palestina al fine di proteggere in modo particolare la sua terra natale, lontano da qualsiasi connotazione politica. È necessario ricordare che la festa di Nostra Signora di Palestina risale al 1927, quando questo paese si chiamava Palestina. Vogliamo pregare la Vergine perché possa intercedere per noi, perché siamo capaci di fare la pace per i nostri paesi, Palestina, Israele. Anche gli reduce dal Sinodo, in qualità di responsabile della pastorale dei cattolici di espressione ebraica, padre David ci dice che oggi a Deir Rafat ci sono anche alcuni fedeli della comunità cattolica di lingua ebraica, sebbene oggi, domenica, sia giorno lavorativo. La gente era abbastanza numerosa, un po' dappertutto la Terra Santa, da Israele e dalla Palestina. Anche dalla Palestina, il che non è una cosa così ordinaria, così tanto semplice, perché hanno dovuto chiedere il permesso, ma grazie a Dio molti, non tutti, hanno ricevuto il permesso di venire. Una grande partecipata festa anche quest'anno, quella di Deir Rafat, un momento di comunione ecclesiale intenso, a una settimana dalla conclusione del Sinodo, dove i padri hanno votato la proposizione che il Medio Oriente, e in particolare la Terra Santa, siano completamente consacrati a Maria.
C'erano principalmente sacerdoti e religiosi ad affollare la sala conferenze del convento di San Salvatore a Gerusalemme per ascoltare tre relatori d'eccezione chiamati a parlare del sinodo per il Medio Oriente, cui hanno partecipato in prima persona, e a rispondere alle numerose domande dei presenti. I religiosi hanno condiviso con i laici le preoccupazioni nel dover mettere in pratica il messaggio finale dei padri sinodali. Il custode di Terra Santa, padre Pierbattista Pizzaballa, che ha tra l'altro incoraggiato continuità perché ci sia comunione, ha detto dobbiamo stare di più insieme, ha anche spiegato che il messaggio contenuto nel documento finale non è quello che cambierà la situazione mediorientale, ma va utilizzato come una guida generale. Come ho già detto anche altre volte, i documenti del Sinodo non possono essere concreti perché non hanno questo scopo. I documenti del Sinodo sono ispirazionali, cioè danno indicazioni generali. Spetta poi alle singole chiese trarre le conclusioni operative concrete, immediate o non. Lo scopo del Sinodo non era risolvere i problemi concreti, ma dare un indirizzo, una visione a coloro che vivono tra i cristiani qui in Medio Oriente. Colpito dalla presenza semplice e discreta del Papa, che ha più pregato e ascoltato che parlato, padre Bottini ha definito il Sinodo un evento politicamente disinteressato. Peccato, ha affermato, che molti media non abbiano aiutato a riflettere sulle intenzioni e lo scopo del Sinodo. Il Sinodo per il Medio Oriente abbracciava 16 stati, 16 paesi, oltre Gerusalemme e i territori occupati. Quindi compito del Sinodo è proprio di ispirare, di incoraggiare, di dare inviti alla speranza e alla pace, alla riconciliazione. Spetta ora ai vescovi, alle persone che operano nel concreto, tradurre in atteggiamenti, in gesti concreti ciò che il Sinodo ha voluto dire a tutti. Leggendo attentamente il documento è chiaro che la relazione della Chiesa con gli ebrei e in particolare con il popolo di Israele è una relazione che rispetta il patto di Dio con loro. La frase «crediamo che la parola di Dio è eterna» è inequivocabile e padre Frederick Mans, che precedentemente aveva detto che Gerusalemme è la madre di tutti i popoli, è d'accordo. Il profeta Isaia già lo dice che la parola di Dio rimane in eterno, non c'è nessun dubbio. E poi San Paolo nella lettera ai Romani ha ricordato che le promesse di Dio non si smentiscono, Dio rimane fedele alle sue promesse, ha scelto un popolo e rimarrà fedele al suo popolo fino alla fine. Non c'è nessun dubbio su questo. In relazione alla difficile situazione in cui si trovano i cristiani del Medio Oriente, padre Mans ha anche affermato che una minoranza può, nonostante tutte le difficoltà, essere creativa. L'amore, ha proseguito il francescano, è dove si trova una soluzione all'odio e alla guerra. La riconciliazione basata sul perdono è la chiave per la pace. Il simposio, che complessivamente ha fornito una grande rassicurazione, lascia l'implementazione delle conclusioni del Sinodo ai cristiani del Medio Oriente. Nelle parole di padre Mans, essere cristiano in Medio Oriente è di per sé una vocazione. Vocazione che però può affrontare prove durissime, come è accaduto in Iraq. Tutta la solidarietà dei cristiani di Terra Santa nella dichiarazione di condanna del massacro di Baghdad, firmata dall'Assemblea degli Ordinari Cattolici. Due mesi dopo la storica firma dell'accordo fra le tre confessioni cristiane presenti nella Basilica della Natività di Betlemme per il restauro del tetto dell'edificio, il presidente Mahmoud Abbas, che aveva spinto le chiese verso tale accordo, si è recato di persona sul posto per vedere i mezzi dispiegati per realizzare gli studi sui quali si opereranno le scelte sulla natura dei lavori da fare. Se l'accordo iniziale prevedeva il restauro del tetto, è in realtà tutta la basilica ad essere sottoposta ad uno studio approfondito, così che il presidente palestinese ha potuto vedere all'opera un'equipe di esperti di mosaici e di architetture medievali e li ha ringraziati per aver messo le loro competenze al servizio di un così ampio progetto. A Dio piacendo, il prossimo anno la chiesa sarà rinnovata, ha affermato Abu Mazen, e non sarà più in balia delle infiltrazioni d'acqua. Questo posto è sacro, ha dichiarato ancora il presidente palestinese, e noi dobbiamo proteggerlo e mostrare rispetto per esso e fare di tutto affinché i pellegrini possano visitarlo nel migliore dei modi.